Per parlare di questa notizia che si sta ovviamente arricchendo di dettagli, la nave Geo Barents in arrivo alla Spezia sarà in città secondo le stime sabato verso le 14, ovviamente orario da definire a seconda delle condizioni del mare, ed è carica al momento di 237 migranti che sono stati recuperati in tre distinti salvataggi. Siamo al telefono con il sindaco della città Pierluigi Peracchini. Buonasera sindaco, grazie di essere con noi. Buonasera, buonasera a voi. Allora, qual è, diciamo, lo stato d'animo con cui la città si appresta a questa prima grande operazione di salvataggio che è, diciamo, almeno in epoca contemporanea, inedita per la Spezia? Ma è inedita e anche impossibile perché qui parliamo di persone, non parliamo di oggetti che aumentano di ora ed ora. Noi siamo stati informati ieri sera di un'ipotesi di 70 persone. Oggi siamo già 237, ma noi non siamo assolutamente in grado, non avendo le strutture e non avendo le risorse anche economiche per sopportare e sistemare con dignità oltre 70 minorenni, pare, e tutte le altre persone. Mi sembra che la Prefettura, il Ministero dell'Interno, abbia sottovalutato la nostra situazione, a meno che non si rivolga alle strutture militari che nella nostra città sono molto importanti, la base della Marina Militare è enorme, l'aeronautica ha un collegio, quindi ci sono delle soluzioni ma che non possono essere scaricate sulla città, non sappiamo proprio come fare. Un conto è poi programmare queste cose, pensarle, fare gli investimenti necessari per ospitare persone, ripeto, dargli la loro dignità, la loro prospettiva, un conto è un'operazione così, veramente. Siamo tutti spiazzati, ora stiamo cercando di capire, ma la situazione è drammatica. E questa vostra, diciamo, considerazione rispetto anche all'impossibilità di dare una degna accoglienza a queste persone potrebbe spingervi a chiedere di intervenire al Ministero, cioè di cambiare idea, di cambiare destinazione. È Io ancora per possibile forza, secondo lei? ma per forza, perché qui adesso un conto è parlare di qualche decina di persone. Una città piccola come una provincia come la Spezia, una città piccola con purtroppo senza strutture, sarebbe stato già un miracolo, ma è un conto. Un conto parlare di 230 persone è veramente umanamente impossibile, a meno che non si voglia fare degli accampamenti, ma siamo in inverno, è freddo, abbiamo già il senza dimora, oltre che nelle nostre strutture, anche in giro per la città, nei giardini che dormono, cioè diventa una situazione veramente disumana. Io domani mattina chiaramente scriverò al ministro, tra l'altro la nave è ancora al largo di Tripoli, dalla Libia, quindi non mi risulta che sia in viaggio per la Spezia in questo momento, fermo restando che l'ipotesi era che arrivava sabato sera, ma non mi pare che stiano ubbidendo alle disposizioni del ministero. Quindi è una situazione che stiamo seguendo ora per ora, stiamo facendo riunioni su riunioni, vediamo come evolve. Chiaramente, perché la vostra preoccupazione è che poi questa operazione di sbarco non duri poche ore, ma che invece duri magari giorni o addirittura che questi migranti non vengano smistati altrove, mi pare di capire. Io sono preoccupato per i bambini e le persone. Se si decide di farli sbarcare in un posto, a queste persone bisogna dargli assistenza, bisogna dargli da mangiare, bisogna assisterli e dargli un luogo dove vivere umanamente. Noi non abbiamo addirittura l'ospedale che è stato buttato giù, abbiamo solo un ospedale, mancano 250 posti letto, basta un'epidemia, basta un qualche aggravamento, non siamo neanche in grado di aiutare o soccorrere le persone. Quindi io voglio dire, un conto, ripeto, qualche decina di persone, noi abbiamo tantissimi migranti qua, abbiamo tantissimi no, arresti per spaccio, denunce, eccetera, eccetera, abbiamo problemi che stiamo affrontando. Se in proporzione ci danno un incarico, ma un conto, ripeto, qualche decina di persone, lo affrontiamo, facciamo il nostro. Un conto è pensare di scaricare qua 250 persone, di cui una buona parte minorenni, non siamo proprio in grado, ci vorrebbero risorse, tempo, investimenti, trovare strutture. Poi non c'è solo il Comune di La Spezia, c'è una provincia. Mi sembra che sia un modo un po' troppo superficiale di affrontare un dramma come quello. Per chiudere, sindaco, prossimi passaggi. Domani lei scriverà al ministro Piantedosi e poi chiederà udienza alla prefettura. Sono previste delle riunioni. Che cosa succederà? Abbiamo delle riunioni continue finché non si trova una soluzione.
Quindi questo, da questo punto di vista, il nostro impegno è massimo, il nostro sacrificio è massimo, però noi, ripeto, non abbiamo neanche le risorse economiche per poter ospitare. Quindi la posizione persone. Della Città della Spezia è no, grazie, non siamo in grado in queste condizioni. No, noi facciamo tutto quello che possiamo e anche di più, però è sproporzionata rispetto alle nostre forze. È ipocrita dire a una città occupati di 240 persone che non ce la facciamo neanche, ma forse un decimo, ma ripeto, un conto era già era molto difficile da miracolo gestire 70, figurarsi 237, quante pare che siano. Quindi non lo so, io sono molto preoccupato, dico la verità, pur essendo sensibile e impegnati tutti noi a trovare una soluzione, è sproporzionato alle nostre forze. Grazie sindaco, buon lavoro. Grazie al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, che avete sentito sta sostanzialmente lanciando un grido d'aiuto al governo italiano che ha destinato questi migranti della Geo Barents alla Spezia, ma rispetto all'inizio che appunto lo ricorderete, la Geo Barents di fatto ha performato 3 diversi salvataggi nelle acque del Mediterraneo. Avete visto alcune immagini che vi abbiamo fatto vedere senza audio, ma vorrei rifarle vedere, queste immagini del gommone con l'audio, perché si sente tutta la drammaticità del salvataggio in mare della nave dei Medici Senza Frontiere, che rintraccia in mezzo al Mediterraneo un barcone di migranti con donne e bambini a bordo. Position. Stay then. Children and babies.